na masabi natin na buhay na sa mata ng Panginoon. Perché 100 anni fa avete ricevuto le primizie dell'azione missionaria dei nostri degli oblati. Sapagat isang taon na nakaraan, kayo po itumanggap ng pasimula ng espiritu ng misyonaryo na oblato sa San Jose. Questa parrocchia, questa casa, possiamo dire che la casa madre degli oblati di San Giuseppe in Filippine. Ang parrocchia nito, ang comunità na ito, maaari natin tawagin na Mother House na Obrace of St. Joseph dito sa Pilipinas. Io voglio ringraziare il popolo di San José che da sempre ha ricevuto e ha dato accoglienza e amore agli oblati. Ako po'y nagpapasalamat sa tao ng San José na kayo mismo ay talagang tinanggap ninyo at sa gaya ninyo binagbigyan ng bukas loob ang unang mga misyonero dito sa inyo. Senz'altro i vostri nonni, i vostri genitori sono stati molto buoni e hanno amato gli oblati che sono venuti qua. Certamente ang inyong mga ninono, ang inyong mga magulang ay talagay napakabait nilang para sa oblato sa San Jose, kundi sa gawain din ng mga unang misyonero dito. Allora io vi voglio dire a nome di tutta la congregazione, salamat po. Sa ngala ng congregazione, ako po'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Per l'amore. E anche so che da questa parrocchia sono usciti vari sacerdoti. At sa parrocchia nito, lumabas din o kaya naging bunga ang madaming mga kapariyan. E io vi porto anche i saluti di padre Gabriel Camus, che è a Roma con noi nel nostro consiglio. Ako'y dinadala ko sa inyo ang pangungus ni padre Gabi Camus, na sa Roma, miyembro ng Consiglio General. E quanti sono i sacerdoti di qua? Aurelio della Cruz anche, ecco i saluti suoi anche che collabora nella Curia Generalizia in Roma. Meron din si padre di la Cruz na nagtatrabaho din sa Curia sa Roma. Ma quanti sono i sacerdoti usciti di qua, confratelli no? 4, 5, 6? Allen Diocono, che sta lavorando in Asti, dove è nata la congregazione. Si Allen Diocono, natagarito rin, si nagtatrabaho sa Asti, a Madre House, sa congregazione, dove si nagtatrabaho. Altri? Boy, okay.